testa. Porca tro... Allora siamo impossessati. Siamo impossessati dalla Dama Bianca per forza, raga. Non è possibile questa cosa. È un po' troppo crudo per non essere censurato, ti dico la verità. La bocca aperta perché, no? E certo, i muscoli sono andati. Il giornale non lo possiamo leggere. È veramente inquietante che sballonzola la testa. Un po' mezzo tagliato, però invece in alcuni momenti la vedi tutta, perché non ce l'ha fatta Sony. Quando l'ha passato al Palio non ce l'ha fatta. Bagniamo in ogni dettaglio, ti posso dire, se fosse stato un AAA questo sarebbe uscito tranquillamente senza censure. Non vedo cose che non si sono viste in altri titoli, sinceramente. Ma è troppo naturale, cioè non è un modo di mostri, sbudellamenti con le armi da fuoco, cioè, che non entrava, capito? Possiamo andare a sviluppare, ragazzi. Io richiuderei la buca, no? Rimane tutto così, non ho capito. No, rimane così. Abbiamo completato l'obiettivo, non c'era possibilità di interazione. Queste candele che stanno piazzate, vedi, te l'avevo detto. Stanno piazzate tipo rituale, ma com'è possibile? Capito. Cioè, qualcosa è fatto. Chi è che si occupa di lasciare tre candele in giro? Sei tu. È tornata la luce. Ora posso sviluppare quei rullini, sperando di trovare quello che cerco. Quei tullini, si sono buggati le traduzioni. Si sta avvicinando l'ending. Probabilmente la verità. Imprimi il feto, va. Tra l'altro la mano ancora all'ircia del sangue dell'addome. Messa a fuoco. Vieni a... Porca puttana. È pesante, eh? Ma è molto crudo verso la... Cioè, questo dovrebbe essere verso proprio il finale, ma è interessantissimo il fatto che lei ci fa vivere con le marionette. Ma in realtà è successo. Tornerò da te, Marta. Insieme sistemeremo tutto, io e te. No, ragazzi, siamo impossessati, dai. Lo spirito della Dama Bianca ci ha impossessato. Ci ha fatto fare delle cose che non... Qui avevamo registrato, ma... Avevamo fatto altre foto? No. Sì, certo. No, come no? Non me le ricordo. Certo, quella... La tomba l'avevi fatta. Il barchino... quelle dell'altra macchina. Ecco! Quella prima! Questa attenzione. Era prima! Attenzione! Bravo! No, ho sbagliato! Questa l'avamo fatta, è questa! È lei e Marta che dà una bastonata, quindi è una bastonata, non aveva un coltello. Vabbè, intanto guarda. Cioè, imprimi nella vita. Che poi tutte queste foto per farle vedere a chi poi, capito? Non si sa. Porca troia, che è quel fumo? E Marta gli ha dato una bastonata nel cranio. Non me lo fa saltare questo pezzo, Io sento dei passi. Sento dei passi in casa. È arrivato Eric, te lo dico. Allora è vero. Ho ucciso io mia sorella. Ah. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era innocente. E io? Il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere un secondo di più. Forse le rivedrò e potrò cercare di farmi perdonare. E se dopo la morte non c'è nulla,
sarò almeno libera da questa sofferenza. So che non è giusto, ma non posso. Ti devi tirare. Non ce la faccio più. Oh, porco! Non lo sai. Sparati alla testa! Mi sparo, mi sparo! Non voglio più vedere la vita! Decidere di premere quel grilletto, ma lo feci. Ancora una volta, però, non ero morta. Morivano tutti in un battere d'occhio. Come fosse la cosa più naturale del mondo. Ma per me sembrava impossibile. Sparando, spostai involontariamente l'arma quel tanto che bastò, per far sì che il proiettile venisse deviato dall'arcata sopraccigliare. Sanguinavo. Sentivo un grande dolore sopra l'occhio, le voci attutite, ma niente di più. Svenni e ripresi conoscenza legata su una sedia. Così stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Ma porco de Dio. Ma quello era sulla un soldato, sedia accanto un a me c'era mio padre. Porca troia. Respirava, ma sembrava privo di sensi. Quello che comandava cominciò a farmi delle domande. Mi picchiava sul viso e sulla testa con un piccolo bastone. Così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. In bocca il sapore del sangue e pezzi di denti. Porco dieci. Muovendo mamma la lingua mia, col manganello spagnolo. Non avrei mai più potuto sorridere. Un pensiero frivolo, ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato e penzolava. Con la lingua e il labbro inferiore cercavo stupidamente di rimetterlo al suo posto. Oh mio Dio. Vomitai. Ne bastano un paio. Mi costrinsi per... a confessare che mio padre svolgeva non so quale tipo di attività all'interno dell'esercito tedesco. Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegarlo, ma quelle botte. Avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. Appena confessai, il generale disse: sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. E ordinò di sparargli. Fu un attimo. Neppure cambiò posizione. Poi arrivò un colpo più forte degli altri e persi di nuovo conoscenza. Porco din, raga. Potevamo pure sparare. Dobbiamo rivedere che cosa sarebbe successo. Abbiamo venduto anche mi nostro padre. In terra, aspetta. Slegata e completamente vuota. Il dolore dominava su tutto. Erano tutti morti. Ero sola al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura. Sempre che i soldati non l'avessero distrutto. Non sono sporca di sangue. No, però due sedie ci sono. Il padre morto non c'è, il bordello c'è. Quello è... che è? Guano. È spruzzo di merda di piccione. Che cazzarola era quella per terra, quella roba bianca? È il vomito di prima. Ah. Vernice, porco Giuda. Ah, io ho registrato tutto. Il registratore è sempre stato acceso. Sì, hai tutta la scena del crimine. Ora la sveglio e confesserà. E come si confesserà? Cosa fa? È stata lei. È pericoloso. Abbassala. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa hai fatto. Va bene, tranquilla. Ti racconto tutto. Ho trovato quello strano biglietto al risveglio. E ho capito che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare, ma in camera da letto non c'eri. Parlavi del lago, mi sono preoccupata. Non è mai esistita la sorella. Quindi ho chiamato tuo padre e siamo venuti a vedere cosa succedeva. Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ripetevi che non era successo niente e cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti, ma tu non hai più parlato per giorni. Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi cosa succede. Non sarò certo io ad andare in manicomio. Non avrei mai voluto, ma ho paura che tu possa farti del male. Ti stavi facendo veramente...
pianoforte. Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella. Ora hai paura e ti inventi delle storie. Non è vero, forse? Ma non ci casco questa volta. Ma cosa stai dicendo? Tua sorella? Ti prego, no. Io stavo male, non sapevo quello che dicevo. Sono passati così tanti anni. Eri piccola allora. Pensavo che quella follia fosse dimenticata. Per tutti. Devi stare zitta! Non parlare. Non dire più niente. È la perdita. La perdita. Cosa fai, figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Non sapevo più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... mio Dio, era terribile. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona. E ora ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Lì potevo ritrovare qualcosa di me. Forse. Così mi precipitai a giocare di nuovo. Oh, madonna mia. Ma porca, bisogna ritornare puttana a capire quello che è successo col teatrino. Cioè, quindi lui, la sorella, l'abbiamo sempre immaginata. E questa malattia mentale, questa pazzia, che sembrava quasi guarita, c'è dovuta, cioè, è scaturita dalla perdita della sorella magari molti anni prima. Vedi che ha detto, è ormai una cosa passata, cioè la sorella l'ha persa molti ma molti anni fa. O l'ha persa proprio perché era gemella, capito? Nel, ed è esatto, nel parto. Bambine. Come il feto. Esatto. Come esatto. Il feto. Collegate, ma separate poi. Porca puttana, non ci credo. È per quello, i due cervelli, due menti, due personalità. Come il feto. Due facce della stessa medaglia, medaglione. Esatto. Però pure il buon Eric gli hanno sparato male, capito? Queste candele, chi cazzo l'aveva messe? La madre, perché era saltata la luce. Ma era già morta in quel momento. L'avevamo già fucilata. Porca puttana. Ah, è vero, cazzo. Mamma stava per morire partorendo. Questo è quello che mi rimane dei racconti della mamma, della tata e del babbo. Della mia infanzia a casa ricordo poco o nulla. Devo provare. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. No, vabbè. La tata. Ta-ta-ra-ra. La tata ha un ruolo fondamentale in questa storia. Ah, è la tata sui rene che gli toglie, mamma mia. Lo stavo per dire, guarda. Senti, gli fa il cesario. Fortissimo. La tata gli fa il cesario ai rene. Le serve nulla, signora? È giunto il momento. Ci siamo, è giunto il momento. Eric, aiuto! Irene sta male! Eric, aiuto! Irene sta male! Oh, madonna mia! Eric, scappa! Come stai, tesoro? Come stai, tesoro? Mi prego alla la tonalità è tedesca. Debole. Sempre più debole. Chiamiamo qualcuno, il dottore! Dottore, corra! Irene sta male! Che hustle, incredibile, che velocità! Tranquilla, Irene, questi dolori sono naturali. Tranquilla, Irene, questi dolori sono... Un dolore, cioè un dottore fantastico. Spinga, Irene. Spinga, Irene! Partorisci. Madonna. Oh! Oddio, salvalo dalla tomba! Fallo nascere!
Fallo nascere! Sto provando! Solo mandare della tomba! Due tombe poi! Sto fa! Spinga Aldo, spinga! Sto spingendo! È la prima volta che partorisco! Sto È stato dolorosissimo, ragazzi. Mamma mia, è un ciccino. È nata. E gira. Sto male. Mi sento andare via. Non è l'unico. Andrà tutto bene. È una. Povera mamma. Esatto. Ho sofferto tanto. Io l'ho fatta soffrire tanto. Fin da quando sono nata. Coccola il cane. Parla. Vabbè, prima coccoliamo il cane. Te la farò pagare! Che hai fatto? Ah, è botte. Le mani non bastano questa volta. Te lo dovrai ricordare per sempre. Che vuol dire? Oh, che prendi? Quel mazzettone? Perché era cascato il... Ma io non volevo. Non mi picchiare, ti prego. Ma quindi così è andata? Mamma mia, che brutto. Oi! Ah, ecco perché. E da là è diventata muta. No, aspetta. È diventata mezza matta dalla bastonata in testa, te immagini? Madonna, però, no. È solo un gioco. La Dama Bianca ha detto che i miei ricordi perduti sarebbero tornati a farmi compagnia nei luoghi della mia infanzia felice. Questo è l'unico luogo in cui io sia stata veramente felice. Sono quindi questi i miei ricordi. È questa la mia vita. Ma cosa fai? Sei impazzita. Ma cosa fai? Sei impazzita? È colpa di Marta. No, vai con Giulia. Sono arrabbiata con te. Te la faccio passare io la rabbia, stupida ragazzina. Trascina Giulia. Ecco. Vieni con me ora. Scusa, mamma, mi dispiace. Vieni con me. Ora ti metto a posto io. Ma come? Scusa, mamma, non la faccio più, prometto. Ma che, addirittura l'ha legata? Troppo tardi. Queste false lacrime non ti serviranno. Stai ferma! Aia! Aiuto! Butta nel forno. Ma no, ma non è possibile, dai. Vabbè, ma che è, oh? No, me ne vado. No, non è possibile. Lascia il mio cane. Ma dai, vabbè, ma nel pentolone. Ma che cazzo? Ma che è? Ma che ricordi sono? No! No, che merda. Vabbè. Gira pure. Mescola pure. Far brodo. È il brodo del bassotto. Brodo di cane. Brodo di bassotto. Mamma mia, che scena brutta. Certo, ora ti faccio vedere quanto sono pazza. Certo. Ma che cos'è questa cosa che si sta immaginando? Ma è vera? Cioè, non sto capendo questa cosa. No, non ci credo. Mute, mangi cervella di cane. No, vabbè, ma che cazzo stai dicendo? Capisco aiuto, sempre papà. Di più. Aiuto. Inutile gridare. Tuo padre non c'è, come sempre.
Non è vero. Ora lo mangerai. Scommettiamo? No! Mangia! Ohia! Terrificante una cosa del genere. Ho detto mangia! Ma questa cosa è devastante. Il diavolo. Stavo ricordando. E non volevo ricordare oltre. Era troppo, tutto insieme. Non facevo in tempo a intuire che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva di nuovo. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di estrarsi un dente da soli. Quasi impossibile. Troppo doloroso. La Dama Bianca mi aveva detto che la chiesa è un luogo sicuro. Casa e madre dei suoi figli. Don Attilio. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. Madonna mia. Cioè, il canetto è venuto per dargli una mano, capito? Ma è sconvolgente questa cosa. Porca puttana. Mi ha triggerato la psiche. Don Attilio, chi è? Padre, mi aiuti. Sono tutti morti. Il babbo, la mamma, tutti. Giulia, vieni subito da me. Non stare da sola, è pericoloso. Vieni in paese, potrai stare con me e mi racconti tutto. Ma è bruciato il paese. Va bene, padre. Ma prima voglio giocare un po'. Giulia, non fare fesserie. Vieni subito qui in paese. Che cazzo vuol dire voglio giocare un po'? Ma questa sta fuori di melone, oh. È impazzita completamente. L'avevamo un po' capito che ormai sta impazzendo male. Che lo chiami a fare se poi dici che vuoi giocare un po'? Che cazzo dici? Non c'è nulla da sviluppare in realtà. Missioni? Dobbiamo ricandare al corpo di Marta? No, vai a San Casciano. Tra l'altro l'unica strada per San Casciano credo sia quella a destra. Grazie all'eroica collaborazione di Marta K, figlia del generale Eric K, è stata sgominata una missione messa a punto dai partigiani per appropriarsi di armi dell'esercito tedesco. Gli stessi animali coinvolti nell'omicidio dell'altra figlia del generale, Giulia K, e nel tentato omicidio della giovane Marta stessa. I vili traditori sono stati tutti giustiziati sul posto. Giustizia è fatta! Per l'Italia, per il Duce! Quindi non erano... erano dei partigiani che avevano però... in qualche modo tradito. Oh porco Giuda. No, non erano partigiani. La versione puoi giocare è versione censurata. No. Porco zio. Quei ragazzi. Li avevano uccisi tutti ed era colpa mia. Avevano la mia età. Alcuni erano nostri amici. Non pensavo che sarebbe andata così. Ma era ovvio. Erano tedeschi. Cosa allora mi aspettavo? Mi sentivo una vigliacca, ma cosa potevo fare? Avrei dovuto tradire mio padre. Era mio padre e lo amavo. Lapo era mio amico e lo amavo. Da che parte stavo? Io ascoltavo solo il mio cuore. Pensavo fosse giusto. E invece era la cosa peggiore da fare. Rimasi alla larga dai soldati. Tedeschi o alleati. Mi avevano fatto tutti del male. Non volevo avvicinarmi a nessuno. Per nessuna ragione. La chiesa, la chiesa. Padre. Oh merda. Io non ho capito in realtà. Barcata quella soglia, persi definitivamente il contatto con la realtà. Morivano tutti. Mentre io sopravvivevo a tutto.
so come andarono le cose. Ricordo solo una grande luce e poi mi stavano facendo delle fotografie. C'era un uomo vestito di bianco, un dottore, immagino. Mi faceva delle domande, ma io non capivo cosa mi stesse chiedendo. Scrisse qualcosa su un foglio e due infermiere mi portarono via. È il dottor Mengele, oh. È il manicomio. Bisogna chiudere l'episodio, ragazzi. Ero in manicomio. Donne che parlavano da sole, altre che piangevano, altre che si cospargevano con i propri escrementi. Poi c'erano quelle violente, quelle che cercavano di farsi male in tutti i modi. C'era una giovane donna che si masturbava tutto il giorno, ininterrottamente, fino a lacerarsi i genitali. Allora la legavano a letto e lei urlava, bestemmiava e delirava per giorni, finché le ferite non guarivano e, slegata, riprendeva la sua attività. Quella donna ero io. Poi cominciarono a farmi delle iniezioni. Scuotevano tutto il corpo. Mi ruppi un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamava cardiazol, mi sembra. O qualcosa del genere. Ragazzi... ero come un fuoco che non si vuole spegnere. È una possessione questa. Quando sembra soffocato, eccolo che divampa più forte di prima. Alla fine, però, vinsero loro. Smisi di urlare, di masturbarmi. Smisi anche di pensare. Non ci fu più bisogno di alcuna terapia. Qualcosa era morto dentro di me. Ma ciò nonostante mi ostinavo a proseguire in questo viaggio doloroso. Ero più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. Madonna mia. Il cane. Cioè, la scena censurata, ti rendi conto? Era da qua che partivano? O era dall'inizio del gioco? Che cosa? Le censure. Dall'inizio del gioco le censure? Non lo farei. Non lo farei. Che cazzo c'è qua dietro? È lo specchio, sicuro. Chi sei tu? Aspetta, aspetta. Voglio delle risposte. Non andare via. Parlami di Marta. Ti prego. Porco Giuda. Ma raga, Marta non esiste. In realtà hai delle fotografie. Quali? Della morte di Marta. Quali fotografie? E invece Marta è lei. Marta è morta. Devi scegliere. Io non mi pronuncio. Allora, è uscito una sola marionetta è uscita da quella panza. Una sola. E lei è stata picchiata. Malamente. Ha mangiato un cane. È impazzita totalmente perché è stata sfregiata. Molestata dalla madre in qualche modo. E la sua mente è andata a puttane. Quindi Marta non esiste. Quindi come fa a esistere Marta? Porca puttana. Marta non esiste. O io sono Marta. È un bel trigger, eh. È un bel trigger. Ma io sono Marta lei stessa o quella che ti risponde nello specchio? Cioè, capito? Ah, mamma mia. The trip. Ma in realtà sapevo che dovevamo raccontare tutto al babbo. Tanto saremmo ritornati sempre qui. Ci saremmo distrattati ugualmente, dici?
Sì, oppure potevamo sparare al tipo. Cazzo. Dobbiamo registrare anche un secondo, le seconde scelte. Quello è pesante. E allora io istintivamente direi che Marta non esiste, quindi va, io seguo l'istinto. Potrebbe essere sbagliato, potrebbe essere un'interpretazione sbagliata, ma mi sovviene questa. Marta non esiste, non è mai esistita. È solo un parto della mia fantasia. Impossibile. Io me la ricordo. La amavo. È parte di me. In qualche modo Marta esiste. È dentro di me. Una parte di me è Marta. E una parte è Giulia. Come il feto. È estremamente doloroso. E la mamma è viva. Cazzo. E noi ci siamo... Se siamo in manicomio, l'abbiamo tagliata a pezzi. Siamo stati in grado veramente di fare una cosa del genere? E io dico che è morta. Dopo le angherie, probabilmente sì. La mamma è morta. Nessuno lo sa meglio di me, purtroppo. Inutile cercare di illudersi. Ho fatto quello che penso di aver fatto. Esatto. Sì, maledizione. È successo veramente. L'ho fatta a pezzi e l'ho seppellita sotto il ponte. Tutto quel sangue. Oh mio Dio. Lo sapevo. E il babbo? Anche questo è successo veramente. Non lo so. Cazzo, l'ho visto. Però è tutto vero. Ma io quante cose hai visto che non erano vere? Lo so, però io devo seguire anche il personaggio, cioè devo seguire quello che è stata la storia, sì. Quello che hai fatto, che hai voluto fare nelle marionette, in realtà. Hanno sparato davanti a me. Paura, dolore, vergogna. Non riesco a rimuoverlo, ma neppure a riviverlo. Purtroppo lo sapevo già, e... La tata è morta anche lei, perché così era stato detto nel bollettino del giornale. Con le bombe. Povera tata. Lei non c'entrava davvero nulla. Ma è morta nella nostra villa. I bombardamenti. Noi ci siamo salvati rifugiandoci per tempo a casa sua. Privilegi di gente ricca. I sentimenti contano poco. Povera tatina mia. Ho paura a chiedere di Lapo. Morto anche lui. Lapo è morto. Lapo non esiste. È esploso su una mina. Amico di una vita. Si era messo nei guai e ha pagato. Ci abbiamo come fatto ricordavo, morire tutti i personaggi. Purtroppo. Ti rendi conto? Vabbè, ma non è Mad of Medan, però. È come quello, è come la Dark Picture la Anthology, gravidanza. Te lo dico io. La gravidanza. Non c'era nessuna gravidanza. Nessuna scusami, gravidanza. Tu allora, quando hai bucato il feto e hai fatto le foto, a chi diavolo l'hai fatto? A niente, è tutta l'immaginazione. Ma non lo so, eh. A niente, un feto con la doppia faccia, non esiste, è tutto immaginato. Anche la madre, alla fine, secondo me non è morta, è tutto nella sua immaginazione. Non c'è stata nessuna gravidanza. Non c'è stata nessuna gravidanza. Tutto frutto della mia testa malata. Quante invenzioni. Cos'altro avrò inventato? Cosa dovrò scoprire ancora? Ma ora basta. Tutte queste domande sono inutili. Perché tanto... Non è vero. È tutto dentro di noi. Esatto. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Braccia pronte a tutto, anche ad uccidere. È fatta benissimo comunque. Benissimo. Gambe sempre pronte a scappare. Il ventre che
che ha concepito nel peccato. Ma che cosa sto vedendo? Cioè, boh, ecco. La mente, infine, per proteggerci, ci ha fatte diventare mostri. Comunque sia, non possiamo vivere così, non è vero? Ci penso io. Non devo preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Ci penso io. Se lo fa saltare è una cosa molto brutta. Devi saltare. Saltalo perché non ce la faccio a vedere. Oddio, no. No. Porca puttana. Spero che stia registrando tutto perfettamente perché... Si taglia le vene. Si uccide. Il 26 luglio San Casciano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero lì allora. Ero già in manicomio. Ancora una volta, testardamente, non ero morta. Le bombe non mi avevano uccisa ed ero sopravvissuta anche a me stessa. La prova più assurda, quella più dura. Ma la guerra ora è finita da tempo, là fuori e soprattutto dentro di me. Ero dalla parte sbagliata del cancello, ma ora posso voltare pagina. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte, non è vero? Se non fossi stata così fortunata da sopravvivere a me stessa, avrei buttato via tutto. Pensiamo che i pericoli siano attorno a noi, pronti ad aggredirci. Ma quelli più subdoli e ingannevoli sono dentro di noi. Crescono senza che ce ne rendiamo conto, ci fanno soffrire e ci spingono a perdere il senso e il rispetto di noi stessi. Avrei voluto chiedere aiuto, ma ero sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Quanto ci vorrà per arrivare a casa? Certo, eccola la cosa. C'è sempre qualcosa di importante, magari proprio dietro l'angolo. Se non c'è nulla per noi è solo perché non riusciamo più a vederlo. Se tu o qualcuno che conosci si trova in difficoltà, ha proprio un omaggio, capito? Cioè, abbiamo finito Marte is Dead, ragazzi, con forse dei finali alternativi. Ce lo dirà l'LKA qual è il canon, te lo dico io. Ci risponderete, ve lo chiederemo. Io sono sconvolto. Lo sapevo, non sai che fare. Sconvolto perché la scrittura di questa storia è bellissima e il finale... È veramente commovente, nel senso che è un finale che lancia un messaggio. Non è un gioco horror, dai, parliamoci chiaro. Divulgazione. È un gioco, è un messaggio, è veramente un messaggio di esortazione a chiedere aiuto alle persone che si trovano in difficoltà, di convincersi che dall'altra parte ci possa essere sempre qualcuno che ti possa aiutare. Beh, c'è anche che un riferimento, non si è mai soli. Save the World con riferimento, no? Chissà, probabilmente anche. No, ma lì quel sito credo sia proprio un sito dove puoi
chiedere aiuto in certo, caso di certo. difficoltà, in caso di... Beh, io ho messo omaggio come parola, ma in realtà è un riferimento, no? Una sorta di telefono dove esatto, tu puoi parlare. Esatto, esatto. Io veramente sono felice. Sono felice perché una cosa del genere l'abbiamo fatta noi. Prendere in mano una tematica così delicata e censurare questo gioco è un delitto atroce, perché censurare scene splatter, perché questo gioco alla fine le scene che si vedono sono splatter. Ma io, guarda, veramente non ne capisco. Sony, no, multinazionali asiatici non capiscono un cazzo. Non capiscono che cosa possono capire? Perché non censurano giochi che non hanno messaggi e pieno di mostri e stronzate varie con delle storie magari insulse. E qui invece mettiamo una censura con un riferimento finale, un messaggio finale con scritto, con riferimento a un sito, un portale dove uno può chiedere aiuto se in difficoltà in qualche modo mentale, di vita quotidiana, di qualsiasi problema esso sia. Ma perché lì la libertà non esiste? Perché non esiste. Lì nel concepimento orientale della mente non esiste la libertà della persona. Cioè, lo hanno persona. Fatto gli italiani, capisci? E lo abbiamo fatto noi. Io sono veramente fiero, vi giuro, sono veramente fiero di essere italiano in questo momento, perché Marta is Dead è un'opera che rimane. Sono felicissimo che possa rimanere sul nostro canale all'infinito, finché YouTube non chiuderà. 90%. Ah, il completamento del gioco. Sì. Immaginavo. Sicuramente c'è qualcosa che non abbiamo fatto, quello sì. Però, come dicevi, sì, effettivamente sono fiero di un messaggio del genere, di un prodotto che è realistico, che va a dare un messaggio rispetto magari a tante opere che sono semplicemente videoludiche e noi le saltiamo come capolavori assoluti. Questo gioco non lo conoscerà nessuno, ahimè. Non verrà valutato, o verrà valutato da qualcuno in particolare di nicchia, come possiamo essere noi, ma veramente io spero che ci risponderanno una seconda volta, per magari gli scriveremo all'LKA per complimentarci. Io sono veramente felice, cioè è veramente un bel gioco che lascia direzione veramente... artistica, meccaniche saranno un po' lente, un po' obsolete, ma d'altra parte è anche un low budget, no? Non si può aspettare molto altro alla fine. Però... Ma è anche più di quanto mi aspettavo rispetto a precedenti titoli che abbiamo giocato, in Sound, Made of Scare, di ottima qualità, per carità, con poco budget, motori grafici bassi, ma mai una profondità, un messaggio del genere, una recitazione dietro a livello di Marta is Dead. No, ma la cosa che più... mi fa dire che noi dovremmo cercare di fare più prodotti videoludici e non lasciare in mano sempre tutto agli americani e ai giapponesi, perché noi abbiamo una sensibilità che loro probabilmente non avranno mai. Cioè, un gioco così, una software house americana, una software house che è abituata a sfornare capolavori su capolavori, non avrebbe mai avuto la capacità e la sensibilità e il coraggio, soprattutto il coraggio, di trasporre una cosa del genere con una tematica così delicata in questo modo, così esplicito. Infatti gliel'hanno tagliato, semplicemente la Sony gliel'ha tagliato, semplicemente proprio per questo motivo. Per me no, è un gioco... Io non mi pronuncio sul voto. Però stiamo veramente con un voto molto alto. Concordo molto sulla alto. Sensibilità, però, tornando su quel discorso, perché veramente forse non hanno questo tipo di tematiche, ma per carità non devo muovere critiche a nessuno, perché viviamo dei loro prodotti, chiaramente, certo, nel mondo del gaming, e sono eccellenti, indubbiamente, però questo è uno spartiacque che mi dice che software house piccole italiane, con la loro intelletto, con la loro bravura, devono avere la capacità di poter produrre di più. Eh sì, non si può rimanere così con uno, due, un gioco ogni 2-3 anni che non ha ridondanza, non è conosciuto da nessuno.
No, cioè, è paradossale. E in più non abbiamo le traduzioni. Scusami se ti interrompo, certo, di nuovo. Non abbiamo un cavolo di italiano. Anche nei giochi migliori, spesso e volentieri, sono depennati totalmente i doppiaggi o i sottotitoli in italiano perché non valiamo nulla. E poi in realtà sei in grado però di produrre. Quindi se producessimo di più in termini videoludici, magari anche la lingua italiana verrà riproposta e riproposta in altri giochi, no? Esatto. Perché non sei famoso per nulla, però se riuscissi a produrre di più come titoli di questo genere, magari, a parte che fuori dal nostro universo, capace che neanche l'hanno capito. No. In altri posti, magari in Europa, ma... Allora, io credo, non lo so, credo che questo gioco giocato da persone, sarebbe interessante sentire il parere di persone estere. Quindi persone al di fuori dell'Italia, certo, che ha giocato a questo gioco e cosa ne ha pensato. Io credo che tutti indiscutibilmente abbiano apprezzato Marty's Dead, a prescindere, tutti. Chi più, chi meno, chi si sente più coinvolto in questa situazione perché magari l'ha vissuta direttamente o indirettamente. Immaginate persone che magari sono uscite da problematiche simili, che giocano questo gioco, che io penso che possano andare sotto il palazzo di LK Studios e dire grazie che avete portato un messaggio così tramite un videogame per avvicinare persone che neanche magari ne sono a conoscenza, ah, certo, di un problema, certo, del genere. E tutto romanzato, che... tutto fatto bene, tutto intricato. Potrebbe come pure se fosse avere un giallo, bellissimo. Un'alternativa, magari questo non era il finale canon, c'è anche questo di espediente, no? Con la possibilità di un eventualmente risoluzione più positiva, non lo sappiamo, magari lo riproveremo e metteremo dei finali alternativi se ci sono. Adesso ci informiamo perché certo di giocare il gioco dall'inizio. No, ci sono i salvataggi, fortunatamente, certo. Quindi probabilmente, se ce la facciamo, faremo un episodio bonus dove non ci saremo neanche noi, sarà solo gameplay, dove probabilmente sicuramente metteremo che cosa succede nel caso noi scegliessimo l'opposto di quello che abbiamo fatto, quindi il restante. Ci sono diverse scelte, non esatto, solo una, almeno 3-4 sicuramente da valutare. La divinazione, il babbo, la scelta del babbo, il deposito lì dei partigiani, insomma adesso non ricordo tutto quanto al dettaglio, ma ci sono sicuramente delle scelte che probabilmente cambieranno il finale quantomeno. Sì, assolutamente. E io, ragazzuoli e ragazzuole, non ho altro da aggiungere, abbiamo detto tanto, abbiamo commentato questo gioco penso esaustivamente, quasi da recensione, ma da recensione proprio dal cuore, non da persona che sta analizzando il gioco a livello tecnico. In questo caso, sinceramente, non mi importa un cazzo. Neanche a me, non me ne frega veramente un cazzo di nulla e sono felice così, sono appagatissimo da questo titolo. Non vedo l'ora di contattare LKA e di scriverli perché meritano di sapere il nostro parere, seppur un parere di due persone che stanno su YouTube, che non hanno un grandissimo seguito, ma che giocano da tanti anni, hanno giocato veramente di tutto e che ad oggi, se a quest'età nostra, soprattutto il Freyr, che comunque ha una maturità ancora più avanzata, possa, certo, ancora stupirsi. Il che non è scontato, anzi, è veramente raro ormai stupirsi di un videogioco. E in questo caso devo dire che Marty's Dead ci è riuscita a pieno. Quindi complimenti a LKA, complimenti a Wire Studios per aver pubblicato questo titolo su tutte le piattaforme esistenti, tranne Switch, credo. Vabbè, logico. Vabbè, ma grazie. Grazie a voi per aver seguito tutta la run, perché so che vi è piaciuta e spero che possiate condividere questa run a più persone possibili, spero che possiate condividere questo messaggio a più persone possibili. Ma infatti non tanto per noi, per esatto, il lavoro svolto, esatto, sul canale, ma semplicemente per pubblicizzare e aumentare la fruizione, sì, del prodotto, no? Del gioco. Sì, perché vogliamo
sinceramente e intimamente che questo gioco sia giocato da più persone possibili, che sia acquistato da più persone possibili. Noi addirittura questo gioco l'abbiamo sostenuto talmente tanto che l'abbiamo acquistato 3 volte, perché vuoi non vuoi, ce l'ho su PC, ce l'ho su Xbox, ho anche un'altra chiave Steam, che tra l'altro adesso riusciremo magari a fare un contest più avanti per regalare una chiave di Marte Set. Sicuramente, sicuramente. E beh, ragazzi, che dire, grazie ancora, noi ci rivediamo sulla piattaforma Viola, dove io personalmente, adesso vedremo se riusciremo magari a portarlo anche con il buon Freyer, il prequel di Marte is Dead, The Town of Light. A questo punto, data l'accuratezza di Marte is Dead e la delicatezza della tematica, siamo sicuri che The Town of Light, ancora più sconosciuto, ancora più non giocato, possa rivelarsi un altro titolo che merita attenzione. Beh, è il loro primo prodotto, adesso decidiamo se portarlo magari sulla piattaforma Viola o come omaggio magari lo registreremo nella vita, perché per me la registrazione magari di un film è la vita, per sempre sul nostro canale. Sì, perché potremmo anche fare la doppia cosa, ossia viverlo insieme sulla piattaforma Viola, viverlo insieme a voi in live, però poi trasporre il contenuto anche qui su YouTube per averlo, per tenerlo in una teca di vetro indistruttibile. Quindi ci pensiamo e vi aggiorniamo sui social, che ovviamente vi invitiamo a seguire, pagina Instagram Parliamo Nerd, pagina Facebook Parliamo Nerd, ovviamente. Soliti commenti e iscrizioni e campanella, come sempre. Esatto, esatto. E ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video, grazie ancora di tutto e alla prossima. Grazie. Ciao ragazzi.